bene stare tra noi e i bicchieri e il rosso sia quale miglior colore per l'amore, per l'amore. Cielo dalla finestra appare e scompare così fra le stelle. Non ho paura, no, se tu mi stai accanto io mi accendo, non mi arrendo. Okay. Sta scheda oggi mi ha fatto veramente incazzare. Balliamo tutti così. Mamma mia. C'è un'altra? Sì. Sarà brutto vedere che mi cade la voce mentre suono. Alla realtà. Sì. Benvenuti in una nuova puntata di Virgolette, la spumeggiante rubrica del mercoledì con Serena Finatti, Andrea Varniere e Ale Ariottis. Oggi vi abbiamo proposto un brano nostro, era un po' di tempo che non succedeva. Il brano si intitola Il mio presente, che ormai è diventato passato. È passato. Questo brano, come ho detto nel teaser che trovate su Facebook, è nato nel periodo del Covid, dove eravamo tutti chiusi in casa e si poteva scendere solo per portare il cane a fare i bisogni. C'era nessuno. Il nulla cosmico in qualsiasi ora del giorno e della notte. Aleggiava questa specie di sentimento misto fra malinconia, tristezza, impotenza. Era molto innaturale come atmosfera. Parla della fortuna di trovarsi chiuso in casa con la persona amata, una persona con cui si sta bene, una persona con cui si vuole bene. E nasce probabilmente da una riflessione di Serena sulla situazione opposta. Pensa quanti devono rimanere chiusi con una persona che non amano più o anche addirittura che non tollerano più. E perché succede? Se non sbaglio è successo. Cioè in quel periodo là ci sono stati diversi casi di violenza domestica, sì, familiare. Assolutamente. L'ho chiamato il mio presente perché mi è venuto la paura che non ci potesse essere un futuro, quindi non sapevo neanche io questa cosa qua. Di questo brano c'è un bellissimo video, che è il primo video di cui Serena ha curato interamente regia, riprese, montaggio, tutto quanto. E si vede perché ero distrutta. E ve lo lascio qui sopra, nel solito posto. Ah lì? Sì, qua. Ah lì, ok. Le parli qua? Boh. Boh. Da qualche parte. Da qualche parte ve lo metto. Ed è un video... Così. Sì. Ed è un video per cui abbiamo coinvolto un sacco di coppie di nostri amici, in una, tra l'altro, location molto particolare, un capannone abbandonato, una cosa un po' illegale che siamo andati anche sì, così. Sì, infatti non possiamo rivelare... Sì, non ditelo a nessuno. Le coordinate.
Però veramente una bella esperienza anche quella lì. E, ho riguardato il video recentemente ed è proprio, cioè, a me piace. Comunque anche Andrea ha partecipato come cameraman. Sì. Perché quando vedete me ripresa, a riprendermi c'è lui, quindi... Mi hai messo anche sul carretto. Sì. Ricordi? Sì, sì, sì. Poi c'era una specie di carretto dove io dovevo star seduto e chi era? Maurizio che mi tirava, mi spingeva. Chi mi conosce sa che prima o poi nella vita, se sei un mio amico, vieni coinvolto in qualche modo devi nelle fare cose qualcosa, che faccio. Sì. Sì. In quell'occasione abbiamo avuto anche un mezzo incidente con il... Ah, col drone. Col drone, perché si è sfracellato sul muro e che quindi... distrutto. Sì, non era nostro il drone, per fortuna. No, non lo muovevo io, non c'entro. Per una volta non c'entri tu. Frase del giorno. Volevo dire, frase del giorno la dico io, tu no, perché il testo l'hai scritto tu e quindi non vale. Ok, va bene. Allora, per me la frase del giorno è questa qua. Il silenzio vuole stare tra noi e i bicchieri. È un'immagine per me bellissima. No, perché si beve. No, è no, un'immagine molto bella, mi piace molto. Allora, Serena beve da 3 anni. No, beve adesso, ho imparato ad apprezzare il vino, dice, sì. E non solo il vino, da un po' di anni, perché comunque quando ero più giovane avevo delle... sì, non... Era pesantona. Avevo delle resistenze, non amavo l'effetto che il vino e che l'alcol... aveva sugli altri e non volevo che l'avesse lo stesso effetto su di me. Non ti piaceva il fatto di perdere il controllo? Sì, forse anche perché quando uno decide di perdere il controllo si deve anche sentire al sicuro per poterlo fare. Probabilmente non mi sentivo al sicuro, non lo so. Succede. Fatto sta che a un certo punto si è sbloccato tutto, si è sentita al sicuro e via che è andata. No, boh, scherzo, a parte quello. No, però c'è un riferimento a, diciamo, al vino rosso. Che... Al buon vino rosso. Buon vino rosso. Come al solito iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, condividete sempre, lasciateci un commento, un like eccetera, che ci fa sempre piacere. Se volete mandare le foto per la copertina, l'indirizzo è sempre virgolettes@gmail.com. Ma che dici, andiamo a mangiare? Sì, sì. E anche per oggi, per le nostre virgolette è tutto. Ciao. Quando ci vediamo? Mercoledì prossimo. Bravissima. Mi raccomando, mercoledì prossimo. Ciao ciao. Ciao.